Ciao a tutti, come ho detto nel video precedente, adesso vi mostro come realizzare il ritratto della donna. Si tratta del lavoro di Frederick Leighton, è un pittore inglese del 1800, un preraffaellita. Mi piacciono, sono molto interessanti i suoi lavori, sono abbastanza una pittura morbida, molto elegante e questo ritratto mi è piaciuto tanto e ho pensato quindi di proporlo come inizio delle video lezioni che sto realizzando. Allora, il video sarà diviso in quattro parti, in quanto è stato un lavoro abbastanza lungo, non è stato facile realizzarlo, soprattutto dato che ci ho lavorato di sera dopo che tornavo dal lavoro o dal tirocinio, quindi è stato un lavoro abbastanza duro. Poi, appena avrò più tempo libero, potrò fare lavori più complicati, più interessanti, più divertenti anche. Quindi, non ho mai insegnato tramite video, sono abituato a insegnare faccia a faccia con una persona, con uno studente, quindi penso che all'inizio sarà un po' complicato riuscire a farvi capire quello che intendo, ma abbiamo tempo. Farò tante prove, realizzerò tanti diversi video, quindi col tempo miglioreranno, naturalmente, migliorerà anche l'attrezzatura, la videocamera, la tavoletta grafica che è abbastanza vecchia, non funziona più bene. Quindi adesso cominciamo con il video. Allora, è molto importante che quando cominci un disegno inizi facendo delle semplici linee. Delle linee che chiudono la forma completa della figura. Quindi, per esempio, vuoi disegnare una testa, cosa fai? Fai quattro linee che creano, per esempio, una specie di rettangolo o anche una forma ovale, semplificata. Questo perché? Perché se tu cominci con i dettagli direttamente, poi magari ti esce bene, ma magari sbagli completamente le proporzioni. E questo significa perdere tantissimo tempo. Se invece tu cominci con delle linee leggere, molto semplificate, solo per provare il lavoro, quindi solo per vedere questo sta meglio qui o sta meglio lì, ok? In questo modo puoi testare il disegno prima di cominciarlo seriamente. Quindi mantieni l'atteggiamento per tutto il disegno. Semplifica ogni volta che puoi. Se vedi una linea troppo curva, cerchi di semplificarla magari se non sei sicuro di come sia e la fai facendo diverse linee che la semplificano. Tenendo sempre linee morbide, cerchi di trovare il disegno poco a poco. Puoi cominciare poi mettendo i primi dettagli, ma senza pensare che saranno definitivi, quindi semplifica tutto ogni volta. Adesso magari puoi cominciare a cercare i primi dettagli, ma senza esagerare. Non vederli come dettagli definitivi, ma sempre come un test, come se stai provando se è tutto corretto. Quando poi ti accorgi che il disegno è abbastanza buono, puoi cominciare a rifinire poco a poco. Puoi cominciare a trovare i piccoli dettagli, a trovare quelle forme che vedi nel disegno originale, nel dipinto originale. Poi puoi cominciare con i piccoli chiaroscuri, semplificandoli sempre, quindi non pensare agli infiniti toni, agli infiniti valori di colore chiaroscuro che vedi, ma semplifica 2, 3, massimo 4 toni, quindi un grigio, grigio scuro, un quasi nero e un quasi bianco. Continui così e ripeti il procedimento. Ripeti il procedimento fino a quando non sei soddisfatto del lavoro. Allontanati sempre, cerca di vedere il lavoro da lontano, perché da lontano vedi il lavoro d'insieme, quindi vedi le proporzioni, vedi se i chiaroscuri sono bilanciati tra di loro e poi puoi tornare a fare i dettagli. Quindi fai avanti e indietro, guardi il lavoro in generale, torni ai dettagli. Stai attento che i dettagli non diano fastidio al lavoro in generale, quindi qual è il problema che fanno molti principianti? Che si focalizzano troppo su un piccolo dettaglio, che succede? Che poi, nella visione d'insieme, quel piccolo dettaglio stona. Invece, se tu semplifichi sempre, se tieni tutto semplice,
facendo meno linee possibili, meno dettagli possibili, almeno all'inizio, non hai questi problemi perché mantieni un bilanciamento dell'immagine. Poi devo aggiungere, questo video non è per chi non sa ancora disegnare, è per chi già ha un pochettino di esperienza. Nei prossimi video farò anche esercizi di base come anche disegnare sfere, trovare le proporzioni del viso, costruire forme semplici. In questo video non lo spiegherò perché è per un livello intermedio, quindi do per scontato che conoscete già queste cose, ma le ripeterò in video successivi. Nei video successivi avrete questo e altro. Il mio progetto sarebbe di creare un corso base, da livello base ad avanzato, e coprire diversi campi. Partire dalle proporzioni, anatomia, schizzo, disegno realistico, disegno un pochettino più semplificato. Magari mi piacerebbe anche parlare della composizione dell'immagine, della ispirazione artistica, di come si trova l'ispirazione, di come trovi le idee dentro di te. Quindi con il mio poco tempo disponibile farò in modo di pubblicare ogni volta che posso video riguardanti queste lezioni. Presto metterò la seconda parte di questo disegno. Sono quattro in tutto, ma vanno preparate, vanno commentate. Se volete che questo progetto funzioni meglio e i video vengano pubblicati più velocemente, c'è la mia pagina Patreon. Vi consiglio di iscrivervi se siete interessati a quello che faccio. E fate la piccola iscrizione e in questo modo potete anche supportare il progetto che sto facendo, perché più tempo ho da dedicare a questo, prima usciranno i video, i risultati saranno migliori e prima si potrà completare il progetto. Le idee sono tante, la voglia è tantissima, ma il tempo purtroppo è poco, quindi cercherò di fare il possibile, pubblicherò tutto quello che posso. Se l'idea del mio progetto vi piace, vi consiglio di condividerlo con gli amici, commentare, scrivere la vostra opinione, far sapere a qualcuno che conoscete, a qualche appassionato di disegno, far vedere questo video, mi dareste una mano e anche mi fareste vedere che vale la pena di continuare a fare questo progetto. Nel caso io vedo feedback positivi, apprezzamenti dal pubblico riguardo quello che sto facendo, naturalmente questo mi motiverebbe e mi farebbe lavorare di più. Aggiungo che sto lavorando anche a una copia di un dipinto di Leonardo da Vinci. È un lavoro veramente lungo, ma molto molto interessante, mi sta piacendo tantissimo. Vi farò vedere un'anteprima intanto, appena posso. Poi sto lavorando anche a un video sul disegno veloce, quindi schizzi, dove vi spiego un po' come disegnare gli occhi, la testa. Stavo anche lavorando su un disegno di Leonardo, un piccolo disegno, si chiama La Scapigliata. È un disegno molto bello, però. Sì, sto lavorando su tanti progetti, appena posso pubblicherò tutto. Poi vorrei aggiungere, sto anche creando una piccola classe online dove avrò, se ricordo bene, sono solamente 5 studenti per il livello base, 3 per il livello intermedio e 3 per il livello avanzato. Trovate tutte le informazioni su Patreon. Si tratta di lezioni private, individuali, con revisione settimanale e un programma mensile. Quindi, link in descrizione. Io vi saluto e a presto con il prossimo video.